che si può iniziare e si parte dunque con il possesso del Barda Gigi. In possesso i giocatori magari chiamano a giocare con la palla alta in avanti con Cacciotti, Cacciotti l'apertura sul lato destro, il palo e la palla che finisce tra le mani del portiere del Liberty Papa. In avanti da portiere e la difesa avversaria punta fino a grande la parata di Grego e nulla di fatto. Ha fatto un ottimo sulla palla, l'assist per Cacciotti, conclusione, istinto di Roberto Chemello che mette fuori con un grandissimo colpo di reni, molto abile qui l'estremo difensore della Liberty Papi, che lega un Bordignon prova a caricare il destro, era un assist per Gianluca, 15 minuto, il contropiede si distende il Liberty con Zammettor, la conclusione, Stevanin prova con Zampierina ad arrivare sulla buona guardia, qui non era facile, tiro comunque da ottima posizione, il controllo in zona d'attacco, prova a girarsi a tu per tu con Chemello, non riesce a chiudere il numero 6 della formazione bianca-arancio, Massimiliano che lo accompagna ancora voltato, l'apertura sul lato sinistro, conclusione, Volpato perde l'attimo e può ripartire per quella che sarà l'ultima azione probabilmente, Michele Caon si mette il pallone sul destro, l'apertura per Cacciotti, conclusione, Chemello, sicuro, si è accattato. Adesso si ricomincia con Demozzi sulla destra, tiro e guarda caso chi para il pallone, il buon Chemello. Probabilmente Chemello, attenzione Liberty Papa, forse l'ultima azione di questo primo tempo, Stevanin, l'apertura per Volpato, la chiusura straordinaria di Crestana, ancora Volpato che paga forse in velocità dovuta alle sue lunghe leve, Donatan dalla lunga distanza, Volpato prova a trovare lo spazio per andare al tiro, respinge la muraglia eletta in difesa della porta bianca arancione, in avanti nuovamente scaduto il tempo secondo il comando con l'arbitro fa recuperare qualcosa, forse entra in attacco per lo Stevanin e finisce qui la prima frazione tra Liberty Paz e Barcovani, Tonesco, Tonesco per Volpato, la chiusura con Crestan, la fine di segna che arriva, sinistro, la conclusione che lambisce il palo alla sinistra. Merito veramente un commentatore, metti gli occhiali, ma il ritmo è talmente alto che confonde i giocatori. È davvero incredibile comunque la velocità, ci può stare anche questo in un torneo scoppiettante come il Champions League. Bordignon, Cacciotti, la conclusione, Chemello, ma non è aperta, la respinta, brividi ancora, era il Liberty, Mobilia con il fisico di Senegardia, la conclusione, Crestana sugli scuri. Che azioni, amici sportivi, davanti con Di Segna, palla recuperata da Zampierin, che paga forse il fatto di tecnica, ma il fatto di velocità, aggressività, non è secondo nessuno, Bordignola, al centro Di Segna, Sambugaro! E il tiro di Sambugaro la mette dentro ed esplode la curva. 16esimo minuto del secondo tempo ed è il gol di Sambugaro, un gol sul quale stavolta Chemello non è riuscito a fare di più, ha fatto davvero il possibile, la conclusione di Volpato e qui devono cercare ora in questi ultimi 4 minuti di gioco i ragazzi della Liberty Pub che si sono disimpegnati in maniera importante e positiva in questa partita. Questi sono momenti fatali, decisivi, un po' come succede nell'occhio di ghiaccio, anche il portiere fuori dai pali nel tentativo di mettere in campo un giocatore in movimento in più sulla palla, Cantele con Volpato lì vicino, anche Chemello, di solito i portieri hanno comunque una buona bordata, abituati ai rinvii, vediamo un po' fasi concitate del match. Concordo pienamente comunque questa scelta tattica, tanto ormai perdere 1-0 o 2-0 non cambia nulla. Anche perché il tempo è scaduto, siamo sullo 0-0, ci sarà forse l'occasione per battere quest'ultima azione. Cantele per Volpato e passano troppi secondi, dice il signor Vigolo. Protesto da parte di Cantele. Comunque sì, i 4 secondi indubbiamente erano passati, c'è da dire che in queste fasi della match la situazione è piuttosto calda e finisce qui. Sambugaro, il tigre decisivo, Barda Gigi 1, Liberty 0, marcatura. E allora all'unanimità, caro Don, vero, del nostro mitico comitato dell'MVP Champions League 2009. E sì, intanto mentre il Barda Gigi va a risultare sotto la curva, assegniamo il migliore, il boccale del migliore in campo alla portiere del Liberty Pub, Roberto Chemello. Bello.
favore di camera. Tanto, complimenti. Sì, 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 lo sa. Ti ricordo la tua edizione. È stata una partita incredibile. Voi siete alla New Entry con giocatori comunque già conosciuti. Dove volete arrivare? Come sperato di arrivare? Complimenti.